Ah, bene, a cosa posso giocare oggi? Ma sì, dai, salito Fortnite. Allora, ma molli sto joypad o no? Cosa? Sei sordo, ti ho detto di mollare il joypad. Sì, ho capito, ma non posso uscire di casa, cosa faccio? Non posso mica fare esercizi, poi mi stanco. Ma non intendo che devi smettere, ho detto solo che devi lasciare il joypad e usare qualcos'altro. Lo so, hai ragione. Oh, vedi? Ma magari avessi soldi per comprare il visore VR. Ma no, idiota, non intendo quello, parlo di me stesso. Sei un visore VR? No, sono un volante. Ah, ecco, mi sembrava. Pensavo di essere impazzito tutto d'un tratto. No, non più del solito. Ah, bene, meglio così. Cosa ne dici? Giochiamo un po'? Ma sei sicuro? Certo, qual è il problema? È che non ho mai usato un volante da gaming prima d'ora e quindi potrebbe non essere una buona idea. Vabbè, tu guidi, no? Sì, certo. E come guidi? Seduto. Ma no, intendo se sei bravo. È la prima guida che ho fatto, ho tirato giù un palo, ma adesso sono migliorato. Ah, ottimo. Vabbè, proviamoci. Perfetto, andiamo. Aspetta però, che gioco potrei mettere? Beh, avrei fatto qualche gara ogni tanto. Sì, certo. Ecco, allora facciamo così, giochiamo all'ultimo gioco in cui hai corso. Ok, va bene. Cosa diavolo ti sei messo in testa? Oh, tu hai detto di usare l'ultimo gioco in cui ho fatto una corsa? Sì, ma cosa c'entra Among Us? Su Among Us si corre. Ma non in quel senso, intendevo in macchina. Ah, mi sembrava strano. Vabbè, ormai siamo qui. Sì, ho capito, ma come facciamo? Tranquillo, visto che sei compatibile con PC, ho trovato il modo di inserirti come controller. E poi mi è bastato attaccare il cavo HDMI alla TV. Sai, per stare più comodo. Ok, va bene, ma. Cosa c'è ancora? Hai chiesto il permesso al personaggio? Appunto, io non ho intenzione di correre ancora. Ehi, zitto, ti ho già detto l'altra volta che devi fare esercizio. Ah, io sì e tu no? Oh, io sono delicato, metti che sudo e prendo qualcosa. Mi scusi, principessa. Principessa? Ah sì? Allora bene, 3, no, ti prego. 2, 1, via! Ancora non ci credo che stiamo facendo sta cavolata. Io purtroppo sì. Zitto, non parlare, devi tenere il fiato per correre. Mi sento veramente inutile. Ma come inutile? Dai, non ti stai divertendo? Ma no, non sono fatto per queste cose. Neanche io sono fatto per giocare bene ai videogiochi, eppure guardami qua. E infatti stai giocando male, e tra l'altro nel modo sbagliato. Scusate, ma nessuno qui pensa a me. Dai, Dai, zitto! Com'è noioso sto gioco. Oh, non offendere Among Us, è un gioco bellissimo. Aia! Ops, scusa. Lo dici solo perché ti ha fatto fare visualizzazioni. Cosa dici? Non c'entra niente. Ah no? Sì, un po' sì, però è comunque bello. Ok, Blue, ma abbiamo finito? Aspetta, ultimo giro. Finalmente. Ma chi lo dici? Ti ho detto di... Sì, sto zitto. Sto zitto. Olè, finito. Olè, viva, possiamo cambiare gioco? Sì, ti prego. Ah, e va bene. Stavolta uno in cui ci siano delle auto, ti prego. Sì, tranquillo, ci penso io. Lo sapevo che non dovevo fidarmi. Cosa c'è? La macchina è lì? Sì, ma non intendevo Fortnite. Oh, hai chiesto un gioco con le macchine? Ma volevo dire un gioco in cui si facessero gare di macchine. Ah, beh. Fammi indovinare, ormai siamo qui. Esatto. E cosa avresti intenzione di fare? Una bella partita tutta in macchina. Stai scherzando? Assolutamente no. Scusa, ma il personaggio che dirà? Tranquillo, ne ho inserito uno apposta per l'occasione. Io manichino! Ma un manichino da crash test! Esatto. Comincio ad aver paura. Ma no, va che funziona anche bene, va che roba, va pure l'acceleratore. Effettivamente. Visto? Non c'è problema. Magari riusciresti a stare in strada? Con tutte queste sterzate mi viene da vomitare. Oh, è che non riesco a girare come si deve. Per forza, il gioco non è pensato per essere usato con il volante, idiota! Effettivamente potrebbe essere quello. Attento al palo! Ah! Proprio un vizio, eh? Eh già. Meno male che in questo gioco gli oggetti sono quasi tutti distruttibili. Sì, infatti sono tranquillo. Oh! Ho detto quasi. Manichino, tutto bene? Da manichino! Ah, giusto, che domande. Ho fatto apposta. Attento, c'è uno! Tranquillo. Oddio! Ah, sì, l'ho fatto fuori. Ma tu sei fuori di testa. Oh, il gioco. L'obiettivo è sterminare la gente con la macchina? No, ma se non puoi sparare, l'unica è stirare. Ma fatti curare. Oddio, ti sparano. Presto, via, via, via. Devo correre a piedi. No, fermo, non uscire. Come farai a correre senza gli analogici, stupido? Ah, giusto, non ho neanche il tempo per fare il cambio col joypad. Esatto, quindi scomma. Sì, c'è solo un piccolo problema. Cioè? È finita la benzina. Io manichino! Ok, ora si cambia. Per favore, stavolta qualcosa con le gare. Certo, tranquillo, già pronto il gioco perfetto. Bella, bro. GTA, ma sei serio? Ancora, sì. Ma ti avevo chiesto un gioco con le corse. Tranquillo, ci ho già pensato.
Bro, portaci alle corse. Sì, tranquillo, pano fratello, ci arriveremo in un batter di naso. Ma non era in un batter d'occhio? Sì, lascia stare, non ci fare caso. Non vi preoccupate, vi porterò lì in piena sicurezza. Ho notato. Udo, stesso problema di prima. Non è fatto per il volante, lo vuoi capire o no? Sì, hai ragione. Come se non te l'avessi già detto 200 volte. Effettivamente sono un po' duro di comprendonio. Allora, non dovevamo fare una gara? Ci stiamo arrivando, un attimo. Quanto manca, bro? Dammi solo un secondo, fratello. Col bolide qui ci arriviamo in un attimo. A proposito, dove hai preso sta macchina? Qua, l'ho trovato in giro, bro. Aspetta, ma c'è scritto vano 94? Hai speso i miei soldi? Ma guarda, bro, può essere, effettivamente. Stavo cercando su internet, c'era scritto compra e io l'ho comprato. Ah, meno male che siamo arrivati, guarda. Che macchina prendiamo? Prendiamo questa che spacca, bro. Sembra una macchina da rally vintage, mi piace. Bene, direi che possiamo andare. Ma come sei conciato? Sembri uscito dal concorso per la maschera di Halloween più brutta. Pacco, bro, fidati. Ma che tipo di gara sarebbe? Sai che non ho idea. Che gara è, bro? Di stunt, fratello. Quasi abbiamo una macchina da rally? Si parte! Cavoli, che fenomeno, ti passano tutti. Tranquillo, adesso vedrai che recupero. Ops, scusa, bro. Tranquillo, fra. Torniamo su con triangolo, va. Occhio al salto! Mamma mia, mai visto un gioco di macchine così? Perché non lo è? Vero. Attento alla curva! Ora capisco come si sente l'acqua nei tubi. Salto! Oddio, fra, scusa. Sempre sciallo, bro, sono tutto un po' al contrario, tipo paese delle meraviglie. Per carità, raddrizzalo prima che questo creda di essere in un mondo fatato. No, non di nuovo. Non ci credo. Aspetta, la riprendo. Grande, bro, tu sì che sei un asso. Visto. Che fortuna. Ok, cerchiamo di finire almeno un giro. Curva come tu, bruttissima. Attento al muro, fra. Oh, mamma. Mi spieghi come hai fatto con tutto lo spazio che avevi? Doveva andare così. Atterraggio, occhio. E perfetto. Ottimo, stai imparando. Certo, visto. Bro, c'è un salto da paura. Tranquillo, sarà facile come bere un bicchiere d'acqua. Bro! Nel deserto del Sahara. Allora, possiamo cambiare gioco, per favore? No, ci devo riprovare. Tempo scaduto, bro. Ok, come non detto, cambiamo gioco. Ma cosa giochiamo? Facile, al nuovissimo Dirt 5. Bello, allora si sgomma. Certo, a proposito, mettimi in modalità simulatore, così puoi usare il joypad per muoverti nel menu. Spettacolo, così è anche più comodo. Bene, allora che ne dici? Andiamo? Ma sì, dai, dopotutto se ho preso la mano prima. Ok, pronti? Via! Bene, farò una partenza alla Hamilton. Guarda! Ma cosa fai? Scusa, ho avuto problemi con l'acceleratore. È qualcosa di strano. Ma non è che è un problema di scarpe? Scarpe? Veramente ho su le babbucce. Cosa? Ci credo allora. È come se avessi su le zampe di un elefante. Ah, cavoli. Allora forse è meglio ricominciare. Direi, hai ridotto la macchina all'osso. Ok, ripartiamo. Va bene. 3, 2, 1. Via! Andiamo! Forza rotta! Sì, non mollo! Bene, primo obiettivo completato. Cosa, di già? Sì, dovevi superare almeno due macchine. Sono veramente forte. Ok, forza, passiamoli tutti. Dobbiamo superarli. Cosa ci vuole? Basta aumentare un po', no? Attento, gira! Meno male. Mamma mia, l'ho vista davvero brutta. Bene, dobbiamo mantenere la testa della corsa per almeno 105 secondi. Consideralo fatto, non li faccio passare neanche per sogno. Sì, ci siamo, due obiettivi su tre. Ok, prossimo. Facilissimo, basta tenere i 110 orari per... 55 secondi, fatto. Ah però, complimenti, stai andando alla grande. Ah, grazie. Ma guarda avanti però, che ci superano. Oh, sei tu che mi hai distratto. Scusa, hai ragione, non ti farò più complimenti, guarda. Ma non mollo, mi butto dentro qua. Ok, ora accelera. E ora supero di là. Stupido che non sei altro. Ma se sono primo. Te l'avevo detto che non ti avrei fatto più complimenti. Figurati. Allora, come ti stai trovando? Molto bene in realtà, vai via liscio come l'occhio. Ecco, ti pareva, perso di nuovo posizioni. Ma vuoi stare concentrato? Sì, scusa, è stato un attimo. Ok, ora via di prepotenza. Bene, tieni duro fino alla fine, mi raccomando. Ci puoi giurare, bello. Attento al tratto finale, qui è bello tosto. Non ti preoccupare, ce la devo fare per forza. Sì, vai. E vittoria! Olè, grande! Mamma mia, sono distrutto. Meno male che ho finito. Che fatto? Guarda che mancano una cifra di gare. Devi anche sbloccare tutte le macchine. No, ti prego, non ce la faccio. Mi sono stancato troppo. Mi è venuto sonno. Mamma mia, è ridotto così per una gara di due giri. Se faceva la 24 ore di Le Mans, cosa andava? In letargo? Ah.
ragazzi, questo era Se il volante da gaming parlasse. Se il video vi è piaciuto, mi raccomando, mettete mi piace, soprattutto condividete, iscrivetevi al canale se ancora non lo avete fatto. E arriviamo a 20k like se volete un altro video col volante usato in qualsiasi maniera. Solo io faccio ste robe. Bene, per oggi il video finisce qui e noi ci vediamo domenica con un altro nuovo video. E bella! Adesso scusate, mi faccio un altro pisolino. Sto volante è stancante.